Quando si sedeva al pianoforte, somigliava ad un miracolo, capace di surclassare chiunque suonasse con lui. Bud Powell è dalla parte del soul. Latitudine Soul, storie, città, protagonisti della cultura afroamericana. Scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward, la regia è di Andrea Cacciagrano. Thelonious e Bud erano in macchina quando una pattuglia della polizia li fece accostare. Era Bud ad avere addosso qualcosa, ma se ne restò in silenzio congelato, stringendo tra le dita la sua bustina di eroina. Il suo amico gliela strappò di mano e la lanciò fuori dal finestrino, finché non atterrò in una pozzanghera galleggiando sul pelo dell'acqua torbida come una barchetta di carta. I due rimasero seduti a guardare le luci rosse e blu dell'auto della polizia che gli turbinavano intorno come pale dell'elicottero, mentre il tergicristallo scandiva il tempo sul parabrezza imperlato di pioggia. Bud era rigido, attorcigliato su se stesso come un filo spinato. Thelonious, già sicuro di come sarebbe andata a finire, aspettava solo che cominciasse tutta la faccenda. Cercava di controllare il respiro mentre dallo specchietto retrovisore vedeva le sagome scure dei poliziotti avanzare verso di loro. L'interno della macchina venne illuminato da una torcia. Thelonious fu il primo a scendere. «Come si chiama?» gli chiese l'agente di polizia. «Monk, mi dia i suoi documenti». L'uomo gli consegnò la sua patente di guida. La foto era così scura che poteva essere di chiunque. «Thelonious Sphear Monk, è lei?» «Sì». La parola gli si staccò di bocca come un dente. «Ah, e così siamo anche famosi. E quello in macchina chi è?» «Bud Powell». Senza fretta, il poliziotto si chinò, raccolse la bustina con la dose e ne assaggiò il contenuto con la punta della lingua. «È sua questa roba?» Monk rimase in silenzio per qualche istante mentre la pioggia cadeva sulle pozzanghere impregnate delle luci al neon della volante. Così che Monk finì in galera al posto di Bud. 90 giorni che gli costarono il ritiro della tessera del sindacato dei musicisti con la quale non potette più esibirsi in nessun locale. Sapeva benissimo che sarebbe successo, ma sapeva anche in quale stato si trovasse il suo amico. Era uno straccio d'uomo, un tossico, alcolizzato, talmente assente da sembrare una giacca senza nessuno dentro. Si dice che fosse stata proprio la polizia a ridurlo così. Lo avevano pestato brutalmente in un bar di Filadelfia, spaccandogli la testa con uno sfollagente. La sua faccia da quel giorno era rimasta cristallizzata nella stessa espressione, con le labbra perennemente contratte. Te ne accorgevi dalle foto. Non era uno che si metteva in posa. Si bloccava letteralmente trattenendo il respiro come se si trattasse di una radiografia. Eppure quando si sedeva al pianoforte somigliava ad un miracolo, capace di surclassare chiunque suonasse con lui, Charlie Parker o Dizzy Gillespie inclusi.
Si animava improvvisamente scuotendo le spalle per segnare il tempo. Le vene gli pulsavano sulle tempie mentre la sua mano destra scivolava sui tasti come acqua tra le rocce. I suoi genitori volevano fare di lui il più formidabile dei pianisti classici di tutto il paese, ma lui aveva scelto di esprimersi con il jazz, seguendo le orme di Monk, del quale si sentiva il diretto discepolo. C'era stato un tempo in cui ovunque andasse tutti urlavano il suo nome: Bud Powell! Bud Powell! Ne erano seguiti altri in cui il pianoforte era diventato uno strumento impossibile da domare, come lui, del resto, che invece di suonare preferiva saltare da un tavolo all'altro del Minton's, camminando sulle sue preziose tovaglie, somigliando ad una rana che si fa strada tra le ninfee di uno stagno. Quando beveva, la tastiera sembrava impennarsi sotto le sue mani. I temi si disintegravano a metà strada, ogni quattro battute un errore, fino a perdersi in un ammasso confuso di note sbagliate. Il pianoforte sembrava utile solo per restarci aggrappato e non crollare a terra. Quando lo rinchiusero nell'ospedale psichiatrico di Creedmoor, disegnò una tastiera sulla parete della stanza. Tutti e 88 i tasti sui quali pestava progressioni di accordi che risuonavano solo nella sua testa, lasciando le impronte delle sue dita sudice sul muro. Lo faceva per sovrastare le voci che gli urlavano nella testa. Sperava che si materializzasse ancora una volta il suono del pianoforte a salvargli la vita. Quando lo riportarono a casa, sua moglie, vedendolo imbalsito dalle massicce dosi di psicofarmaci assunte, scoppiò a piangere. Abbracciandolo, le sue dita andarono a cercargli le bruciature degli elettrodi sulla testa, l'istinto di accarezzargli il punto di maggior tenerezza. Lentamente si rimise al lavoro. Finalmente aveva un piano vero con il quale provare a zittire tutte quelle voci. Prese a suonarlo con una violenza inaudita, cercando di riappropriarsi di quel linguaggio che lui stesso aveva inventato. Quando suonava, somigliava ad una statua danneggiata, il malinconico monumento ad una perfezione perduta per sempre. Thank you.
Qualche mese dopo il suo impresario gli procurò delle serate a Parigi. Gli piaceva vagabondare sotto i cieli di quella città, facendosi offrire da bere del vino rosso da chiunque lo riconoscesse. Lo lasciava fermentare e spumeggiare nella testa, cancellando per un attimo il sapore sanguigno della tubercolosi che gli mortificava la bocca. Era atteso al Club Saint-Germain. Tutti i grandi jazzisti di passaggio in città si erano esibiti su quel palcoscenico. Fece il suo ingresso lentamente, allacciato al braccio di sua moglie, entrando come uno che scende le scale al buio, tastando ogni gradino con il piede per paura di cadere. «Ma guardalo, non riesce a suonare, non ce la fa», disse qualcuno tra il pubblico, mentre gli altri cominciarono a chiamare il suo nome, come un tempo. Bud prese posto sullo sgabello e si tuffò distinto in Nice Work, lo standard di Gershwin. Le dita cominciarono a muoversi su quel motivo come lo avessero scritto loro. Sembravano poterlo condurre ovunque volessero. Sentirono il sollievo spargersi fra gli spettatori che stavano a guardarlo, come se fosse salito sulla corda tesa sotto il tendone di un circo. La luce del riflettore proiettava la sua ombra sulla parete, duplicando ogni mossa. Poi, esattamente come un funambolo che vacilla, il primo accenno di incertezza, l'esitazione su una nota e poi l'equilibrio ritrovato, successe ancora e ancora, fino a renderlo nervoso, insicuro. L'ombra delle sue braccia somigliavano ad ali di avvoltoio. Improvvisamente le mani si aggrovigliano, il brano si sfalda, la tastiera è un precipizio, un orrido profondo, pronto a inghiottirlo. Thank you.
Bud alzò le mani di scatto, come se avesse preso una scossa elettrica, e si girò verso il pubblico. Lo guardavano come si fa con un ginnasta dando per scontato che sia agile e forte, perché la frazione di un errore non lo fa schiantare al suolo. Lui se ne restò lì in piedi, davanti a loro, fino a quando tirò fuori un fazzoletto bianco dalla tasca, sfregandoselo sul viso, come farebbe un assassino, sperando di cancellare le proprie impronte dal calcio di una pistola. Uno scroscio di applausi lo ricoprì all'improvviso, come la più dolce delle piogge estive. Tutti compresero che deve esserci qualcosa di terribile in una forma musicale che può fare tale scempio di un uomo. Il treno del Soul oggi si ferma qui, ripartiamo domani sera alle ore 11, sempre su radio1.rai.it, sempre con una nuova storia scritta da Luca Sapio e raccontata dalla voce di Luca Word. La regia è di Andrea Cacciagrano. Ringraziamo Simona Luciani, Gabriele Brocani e tutti i nostri tecnici. Mi raccomando, interagite con noi, scrivete sulla nostra bacheca Facebook, saremo felici di rispondervi. Il brano con cui vi salutiamo oggi arriva dal repertorio di Bill Withers, questa è la nostra versione di Two of Us. See the crystal raindrops fall and the beauty of the roads when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you.